Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero. Tredicesima giornata del campionato di Serie C2, Girone A. Qui al Pala Rosselli di Aprilia si affrontano lo United Aprilia e il Sporting Country Club Gaeta. C'è Lorenzoni in copertura, poi scappa via Cannatà a sinistra. Cannatà mette in mezzo, poi il pallone rimane lì e la butta dentro Galati. United in vantaggio. Tagnani va via. Torna da Galieti, prova il tiro Galieti, improvviso la deviazione da parte di Grasso. Galieti prova il tiro in porta e trova il gialli. Luca Galieti buca la barriera, buca Grasso e sono 2-0. De Santis allarga a Macone, poi direttamente in porta sulla respinta di Filippini. Ci ha provato De Santis. Fagnani rischia, infatti perde palla, Sorrentino, palla sul palo. Sorrentino appoggia, dentro c'è Filippini che respinge e poi va via Bernoni, tutto solo, c'è Cannatà, Cannatà, palla fuori, incredibile errore di Cannatà. Cannatà attaccato, ruba palla a Sorrentino, Sorrentino la parata di Filippini e poi arriva il gol di Guerra, 2-1. Allarga per la Croa finta, poi ruba palla Pacchiarotti, tutto solo Pacchiarotti, palla in rete, tris dello United sul contropiede orchestrato da Pacchiarotti. Lorenzoni per Bernoni, Bernoni appoggia Cannatà, Cannatà palla sulla traversa, Lorenzoni poi autorete del portiere Grasso, sfortunatissimo. Poi dentro Monaco, Monaco, va via Monaco, ma c'è Filippini. Poi Guerra spazza via, c'è Fagnani, non tira. Poi va dentro da Galati, Fagnani dentro. Che parata per Grasso. Grasso per Guerra, Guerra tutto solo, Guerra Filippini. Armenia crea spazio, Cannatà, poi Pacchiarotti per Cannatà. Cinquina United, anche Cannatà va a segno. Ok, problema anche di concentrazione in casa Gaetana, Lorenzoni, Lorenzoni, Grasso mette in angolo, Cannatà, Cannatà, tira in porta, arriva il palo, Sorrentino tira in porta, la palla direttamente sul palo, Bernoni, cambio gioco bellissimo per Lorenzoni che colpisce la traversa e non riesce a servire lo stesso Guerra, e allora via Bernoni. Bernoni, Bernoni fa tutto da solo, Bernoni alla fine la deviazione, calcio d'angolo, finisce la partita 5-1 il punteggio a favore dello United Aprilia sullo Sporting Country Club e dunque in finale di girone gli aprediani scavalcano proprio lo Sporting. Le reti sono state realizzate da Galati, da Galieti, poi il momentaneo 2-1 di Guerra, Pacchiarotti, l'autorete di Grasso e gol di Cannatà. Da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero è tutto, a risentirci al prossimo appuntamento con Mondo Futsal.